Il prossimo relatore è un relatore molto particolare che io amo profondamente, professionalmente ovviamente. L'ho seguito per diverso tempo, lui è su Telegram, su tutti i social, come ormai lo siamo tutti. Io, come capite, lo adoro. Veramente ho una grande stima per lui, una grande stima per Andrea. No, aspetti, devo presentare. No, io ho aspettato 3 anni, adesso aspetti tu lì. Aspetta che adesso... Aspetta un po' che penso un po', adesso ti faccio aspettare a te. No, per me è un onore perché è una persona particolare, vi leggo solo il suo profilo e vi assicuro che capirete il perché. Allora, è uno scrittore curioso, sentite bene però, curioso, ficcanaso, insolente, scrive e dice cose che gli altri non hanno mai osato dire. Ironico, pungente, dissacrante, mai banale e sempre divertente. Fa del politicamente scorretto la sua bandiera e con grande gioia vi presento Andrea Tosatto. Oh, e adesso ci siamo. Grazie, 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 grazie mille. È un onore, aspetta, approfitto per fare la foto insieme a te. E per me è un onore, ti ho inseguito, ti ho seguito, ti ho stalkerizzato, no, assolutamente no. Ma è veramente una persona che adoro. L'avete capito? Sì? Perfetto. Vi lascio lui il palco. Bacino. Oh, che momento. Amare te stesso, amarsi. Hai ragione. Buonasera a tutti. Amare te stesso, amarsi. Amare se stessi, amarsi. Cosa si intende per amore? Si intende l'amore romantico, quello che ci hanno insegnato che è amore e i film di Hollywood, o significa qualcos'altro? Qual è l'amore? Quello di Titanic? Quello che finisce quando l'amore dovrebbe cominciare, no? I film di Hollywood in realtà finiscono sempre quando poi l'amore vero dovrebbe iniziare. Cosa ci ha fatto vedere Titanic? Ci ha fatto vedere la passione, l'incontro, e poi è finito il film. Io sarei curioso di sapere come sarebbe andato avanti questo film dopo un mese e mezzo, 3 mesi che Rose non riusciva a mettere insieme il pranzo con la cena e guardava Jack e gli dicevi: ma tu mi avevi promesso che saremmo stati felici. E allora forse è un altro l'amore che serve, un altro l'amore che potrebbe farci fare quel salto quantico che tanto speriamo. Io vorrei partire da un esperimento, che non farò io, ve lo racconto, che alcuni scienziati fecero su un'isola del Giappone dove vivevano delle scimmie. Questi scienziati andarono su quest'isola del Giappone e tirarono a queste scimmie delle patate dentro la sabbia. Ora, a queste scimmie, come anche a me del resto, la patata piaceva molto, ma la sabbia un pochino meno. E allora cosa succedeva? Succedeva che queste scimmie prendevano su la patata, davano 2 leccatine e poi la buttavano via. Fino a quando una scimmia leggermente più intelligente delle altre disse: ma perché io devo rinunciare a mangiare la patata per un pochino di sabbia? E allora fece una cosa semplicissima ma furbissima. Che cosa fece? La lavò. Si mise a lavare la patata. La sua amica
vide questa scimmia che lavava la patata, si è messa a lavare la patata anche la sua amica. E allora lava lei, lava l'altra ancora, dopo un po' sull'isola era tutto un gran lavaggio di patata. Non sto dicendo delle cose scientifiche, ma la cosa più incredibile avvenne quando anche la centesima scimmia incominciò a lavare la patata. Questo esperimento infatti si chiama proprio il fenomeno della centesima scimmia. Che cosa successe? Successe che improvvisamente anche le scimmie delle isole vicine, che non avevano direttamente assistito a questa operazione, incominciarono a lavare la patata anche loro. E allora, cosa ci racconta questo esperimento, vero o inventato che sia? Ci insegna che una minoranza di persone risvegliate e connesse può far cambiare corso al mondo. E gli scienziati che studiano la fisica quantistica la sanno bene questa cosa, ci hanno addirittura dato il numero necessario, serve la radice quadrata dell'1% della popolazione mondiale, quindi 10.000 persone alla fine non è neanche tantissimo, l'importante è che siano risvegliate e connesse. Ma che cosa si intende per connessione? Si intende la connessione a 5G, quella che qualcuno vorrebbe? No! Si parla di una connessione sottile, di una connessione di cuore. Perché gli esperti di fisica quantistica hanno scoperto che il cuore non è soltanto un muscolo che pompa sangue, ma è anche uno strumento meraviglioso che sprigiona un campo energetico. E pensate, è l'organo del corpo che sprigiona il campo energetico più potente. E loro hanno scoperto anche che a livello energetico siamo tutti interconnessi, cioè io, lei, lui, lei, facciamo tutti parte di uno stesso campo, di uno stesso campo che gli esperti di fisica quantistica chiamano the field. Tutti lo stesso campo, anche persone come Bruno Vespa. Prima servirà un po' di concime in questo campo, no? Allora, tutti interconnessi. E come comunichiamo all'interno di questo campo? Comunichiamo in maniera sottile. Parliamo la lingua silenziosa del cuore. E hanno visto che se noi proviamo a livello condiviso sentimenti deleterei come la paura, come la rabbia, come il rancore, ma soprattutto la paura, possiamo co-creare delle realtà terrificanti. E se invece a livello collettivo e prolungato riuscissimo a provare quel sentimento meraviglioso che è l'amore, potremmo co-creare una realtà meravigliosa che potrebbe andare al di là di ogni nostra fantasia. E io ho il sospetto che qualcuno che detiene il potere e ha così piacere di controllarci un po' e di far andare il mondo come conviene a lui, ci gode a farci vivere un pochino nella paura. E crea costantemente delle condizioni che spostano la nostra attenzione su eventi, situazioni, fatti che stimolano in noi paura, 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 paura. Avete fatto caso? Ad esempio, sto pensando agli omicidi mediatici, per esempio, no? Avete visto che ogni tanto tra un omicidio e un altro, anche con caratteristiche simili, no? Magari nessuno si accorge di un omicidio che è avvenuto 10 giorni prima, nessuno si accorge di un omicidio che è avvenuto 10 giorni dopo, ma ci si accorge di un omicidio in particolare e a quell'omicidio viene data una rilevanza mediatica paurosa. E questa cosa forma quelle che vengono chiamate egregore di pensiero, per cui masse di persone a livello collettivo si focalizzano su quella cosa lì. Avete visto adesso, ad esempio,
per dirne uno a caso, l'ultimo, l'omicidio Cecchettin, no? Non si parla d'altro, non si è parlato d'altro. Come l'attenzione è scesa un po', esce il libro adesso del papà. La nonna l'ha scritto, ma purtroppo non si trova. Cioè, se tu vai a cercare sulle librerie sia fisiche che online, non c'è. Cioè, questa signora ha sentito l'urgenza di scriverlo e di presentarlo nel giorno dell'autopsia della nipote, non poteva tenere a freno l'urgenza della Sacra Scrittura, poi tu vai a comprare questo libro e questo libro non c'è. E in compenso, adesso, il 5 di marzo, esce il libro del papà. Io scrivo libri, penso di avere anche una scrittura piuttosto rapida e so che per scrivere un libro di 160 pagine, 200 pagine, ci vuole mediamente dai 7 mesi a un anno. Poi serve il tempo per la correzione della bozza, serve il tempo per il progetto grafico di copertina, serve il tempo per andare nelle rotative. Ecco, quindi vi ricordo che invece Giulia è morta 4 mesi fa. E allora la domanda che sorge spontanea è: quando cavolo ho cominciato a scrivere questo libro, il papà di Giulia? E loro mi dicono: ma vabbè, ma magari non l'ha scritto lui, perché adesso possono benissimo scriverlo al posto suo, va bene. Allora la domanda che sorge è: perché? Perché un genitore che ha perso una figlia deve sentire l'esigenza di farsi scrivere un libro? E perché il governo e tutto il cucuzzaro e tutti i media hanno sentito l'esigenza soltanto riguardo a quell'omicidio lì di scatenare tutto quello che hanno scatenato? E come mai l'educazione affettiva era già nell'aria? Come mai il ministro Roccella aveva già deciso mesi fa di fare un progetto di legge per l'educazione affettiva? E come mai sempre mesi fa l'ordine degli psicologi, io sono psicologo, aveva sentito l'esigenza di modificare il suo codice deontologico per poter entrare nelle scuole a parlare con i ragazzi bypassando il consenso dei genitori? Vedete quante coincidenze, no? Educazione affettiva. Poi chi è che ci fa educazione affettiva? Gli stessi che avevano isolato i nostri bambini, che dicevano: non potete scambiarvi la penna, non potete abbracciarvi, salvo poi quando c'erano le lezioni, che allora la matita si poteva scambiare, quella matita lì era immune. E allora vedete, amare se stessi e amarsi oggigiorno è diventato sempre più difendere la propria mente critica, difendere con le unghie e con i denti la nostra capacità innata, anzi acquisita al dubbio, mettere in discussione tutto sempre, dubitare di tutto sempre. Fregarsene se ti dicono: ma sei una complottista. No, sono una persona che si fa delle domande. E la capacità di farsi domande è proprio ciò che contraddistingue l'essere umano dalla scimmia, che invece qualche domanda se l'era fatta anche lei, poverina. Contraddistingue la persona adulta dal bambino di 3 anni, la mente critica. Qualcuno ci vorrebbe come bambini più piccoli di bambini di 3 anni, 4 anni. Che cos'è la mente critica? È quella che ci aiuta a elaborare un'informazione che ci viene data e venirsene fuori con una opinione propria, no? Gigetto di 3 anni, tu gli dici: Gigetto, guarda un po', bevi quest'acqua, vedrai che diventi invisibile. Gigetto di 3 anni ti sa dire sì, ti sa dire no, ma non ti sa mettere in discussione che lui potrebbe diventare invisibile. Se lui la beve, tu dici: Gigetto, ma dov'è Gigetto? Non lo vedo più, Gigetto? Gigetto a 3 anni è convinto di essere invisibile, Proprio come Bassetti, che è convinto di essere un grande uomo di scienza, uguale.
Io so, Bassetti, cioè io a volte dubito che Matteo e Bassetti siano la stessa persona, perché ha detto tutto il contrario di tutto. Comunque, Gigetto di 6 anni, a differenza di Bassetti, comincia a dubitare un po'. Allora tu gli dici: Gigetto, guarda, bevi quest'acqua, vedrai che diventi invisibile. Lui corre da suo papà, che per lui è come Piero Angela del CICAP, e gli dice: papà, è vero che posso diventare invisibile se bevo quell'acqua? Se suo papà lo conferma in questa cosa, Gigetto a 6 anni potrebbe ancora crederci. A 8 anni Gigetto non lo freghi più, eh? Gigetto gli dice: davvero? Allora guarda, bevimela prima tu, se mi diventi invisibile la bevo anch'io. Mente critica, capacità di dubitare. Che cos'è la realtà? Pensate che, se può consolarvi, non saremo gli unici a volerlo fare e a difendere il diritto a farlo. Pensate che ci sono stati filosofi, psicologi, che hanno speso anni e vite intere con questa domanda: che cos'è la realtà? Io penso a personaggi come Nietzsche, come Kant, come Pippo Franco, anche un pochino anche Pippo, che hanno speso anni e vite intere. Per Kant la realtà era distinguibile in due parti ben diverse tra loro. Lui diceva: vedi, c'è una realtà che io chiamo noumeno, che è la realtà in sé di questa bottiglia. E lui diceva: questa scordatela, perché il noumeno non potrai conoscerlo mai. L'unica cosa che tu potrai conoscere della realtà è quello che io chiamo il fenomeno. Quello che poi negli anni è diventato Ronaldo, ma che all'epoca di Kant era tutto ciò che io posso arrivare a conoscere della realtà. E lui diceva: vedi, quello che tu puoi arrivare a conoscere sostanzialmente è quello che tu riesci a percepire con i tuoi sensi. Tu tocchi la bottiglia, guardi la bottiglia, muovi l'acqua dentro questa bottiglia e ti fai un'idea di come potrebbe essere fatta questa bottiglia qua. Ma basterebbe che una mosca, ad esempio, entrasse qua dentro, e alla mosca, rispetto a noi che condividiamo più o meno tutti gli stessi sensi, questa bottiglia potrebbe apparire già completamente diversa. La psicologia invece non si è mai realmente focalizzata su cosa fosse la realtà, ma si è sempre chiesta come le persone potrebbero regolare il proprio comportamento sulla base di ciò che percepiscono come la loro realtà. E ha concluso che le persone agiscono massimamente sulla base di quella che la psicologia ha chiamato euristica. Non mi guardare così, ti giuro che alleggerisco, non è uno spiegone di psicologia. Che cos'è l'euristica? L'euristica è un sistema di decisione rapido che noi prendiamo per poter funzionare nel mondo, che si basa su esperienze che abbiamo fatto direttamente o su cose che ci hanno raccontato. Ad esempio, voi per entrare qua dentro cosa avete fatto? Vi siete avvicinati alla porta, avete dato una rapida occhiata, avete visto che c'è un soffitto e che c'è un pavimento, siete entrati, no? Ecco, non vi siete fatti fare una perizia da un ingegnere civile che vi ha certificato che il soffitto reggerà e il pavimento non sprofonderà. Anzi, se qualcuno vuole toccarsi può farlo liberamente, maschi e femmine, tanto ormai vale tutto. Siete entrati sulla base di un'euristica. Ad esempio, tu se sei al 7° piano di un palazzo, chiami l'ascensore arriva, si aprono gli sportelli, tu ti avvicini, l'ascensore non c'è, entri? Non entri, perché hai imparato che come minimo quando si aprono gli sportelli dovrebbe esserci l'ascensore, Poi l'euristica funziona sempre? No. Io ho vissuto a Dubai 12 anni, facevo lo psicologo, avevo un paziente che un giorno era al 7° piano di un palazzo, era in Egitto, ha chiamato l'ascensore, l'ascensore è arrivata, si è aperta, c'era, lui è entrato, è precipitato lo stesso, Si è salvato, ha sviluppato da quel giorno una leggerissima fobia, proprio una punta, nei confronti degli ascensori. Pensate che io a Dubai ad agosto dovevo uscire fuori
dallo studio, dovevo riceverlo all'aperto, un sole terrificante, ricevevo fuori, lui aveva paura a fare due piani e salire su a fare la seduta, poi la fobia gli è un po' andata via, nel frattempo credo che sia morto per un colpo di calore, perché la sua 48 gradi all'ombra, e lui è proprio l'esempio vivente che l'euristica non funziona sempre, ma dovrebbe funzionare sufficientemente spesso per permetterci di funzionare nel mondo. Qual è però il problema? Qual è il problema? Il problema è quello di cui stavamo parlando prima, no? Se ci fosse qualcuno che ci vuole suggestionare, che ci vuole ingannare, che ci vuole mettere magari un po' di paura, perché a quel punto se l'euristica si basa su premesse false, che sono magari il frutto di un inganno, di una manipolazione, di qualcuno che vuole spaventarci, e noi non esercitiamo la mente critica, ecco che agiamo semplicemente sulla spinta della paura. E come diceva giustamente il relatore di prima, la paura ti chiude. Quando tu hai paura, non riesci a provare nessun altro tipo di emozione. Non puoi godere di un bellissimo tramonto e metterti a ridere, ah, se pensi che ci sia una tigre dietro di te, che vieni. No? Non puoi amare te stessa o amare il prossimo, che poi alla fine abbiamo visto che è la stessa cosa, perché Gesù diceva, ama il prossimo tuo come te stesso, perché è la stessa cosa. Non possiamo, perché siamo dominati dalla paura. E pensate che ci potrebbe essere qualcuno che ha piacere ad ingannarci, a suggestionarci, a manipolarci, a spaventarci. Non lo dico io questa sera. Pensate che un filosofo, già un filosofo 2400 anni fa, 2400 anni fa, un filosofo, io credo, rispettatissimo, famosissimo, sto parlando di Platone. Platone una mattina stava facendo colazione e si stava versando i suoi cornflakes nel Nesquik e ha avuto proprio una folgorazione, no? Come il flusso canalizzatore di Ritorno al Futuro, vi ricordate? È rimasto lì con i suoi cereali in mano e ha detto, io ho come l'impressione che ci sia qualcuno che ce lo sta mettendo in quel posto. Platone 2400 anni fa. Poi ha un po' rielaborato il concetto iniziale, neanche troppo, ha scritto il mito della caverna. E il mito della caverna cosa dice? Dice sostanzialmente che noi siamo dei prigionieri dentro una grotta, che fissiamo un muro, su quel muro vengono proiettate delle ombre e noi le scambiamo per cose reali. E lui dice, porca miseria, ma non sono cose reali, c'è uno dietro di voi che le sta proiettando. Basterebbe girare la testa, basterebbe guardare di là e la grotta non è chiusa, si intravede la luce del sole, c'è l'uscita. Ma noi continuiamo a guardare queste ombre, convinti che queste ombre siano cose reali. E allora io oggi volevo fare un piccolo viaggetto all'interno degli eventi, di alcuni eventi, perché se dovessimo fare una lista di tutte le volte che magari siamo stati ingannati, siamo stati suggestionati, siamo stati spaventati, partendo da Platone e arrivando fino ad oggi, potremmo buttare giù dei sacco a peli e stiamo qua per due o tre giorni di fila. Allora io farei proprio un volo pindarico, perché per arrivare a essere liberi, a poter provare le emozioni che meritiamo di provare, dobbiamo liberarci il più possibile dalle paure e grazie al bel lavoro che avete fatto prima, ecco che magari riusciamo a liberarci delle paure che tutto sommato ci portiamo dentro, magari per i nostri piccoli grandi conflitti personali o dell'infanzia, eccetera. Però dobbiamo anche fare i conti con chi dall'esterno, magari uno che
non ci conosce nemmeno, magari uno che vive in Svizzera ha deciso che tu devi provare. Magari c'è qualcuno in Svizzera che ha detto: io oggi ho piacere che lei provi un po' di paurina. E allora, queste narrazioni qua fallaci è giusto che vengano smontate, che noi ce ne liberiamo, che ci liberiamo di zavorre che ci hanno buttato addosso. E come ci possiamo liberare da queste zavorre? Attraverso il dubbio, che deve essere la prima cosa. Poi l'informazione, perché le informazioni ci sono, non è che non ci sono, non vengono amplificate dai mass media, ma ci sono. Magari Mentana si dimentica, ma perché non è cattivo, ma si dimentica. Ma se tu gratti un po' sotto la superficie, le informazioni ci sono. E dopo che hai dubitato e ti sei informato, informata, come ho scritto nel mio libro Torna Libero in tre mosse, vedi, tre mosse: dubita, informati, diventi consapevole. Terza mossa. E quando sei consapevole, sei libero, libera, liber, come dicono adesso, così includiamo tutti quanti. Allora, la prima consapevolezza che secondo me è importante raggiungere tutti quanti è che viviamo nella Repubblica delle Banane. Perché nel momento in cui noi ci rendiamo conto pienamente di vivere nella Repubblica delle Banane, lasciamo andare proprio tutte le tensioni. Abbiamo uno scarico di tensione meravigliosa, ci rilassiamo, non proviamo più nessun tipo di velleità, di giustizia, ci rendiamo conto di vivere in una specie di Gardaland quando le cose vanno bene e di girone dantesco quando magari le cose non vanno proprio come dovrebbero, e in qualche modo ci rilassiamo. L'Italia, lo sapete, è il paese dei misteri insoluti, no? I misteri insoluti. Quanti misteri insoluti ci sono in Italia? Signora, siamo il paese dei misteri insoluti. Ecco, io propongo di cambiare nome a questa cosa. Avete visto che adesso vogliono cambiare nome a tante cose, no? Dicono che non bisogna più dire padre, madre, e bisogna dire genitore, non bisogna più dire marito, moglie, ma bisogna dire coniuge. Ci sta arrivando un nuovo vocabolario dall'Europa. Ecco, io credo che invece una parola che andrebbe cambiata è mistero insoluto. E allora io direi: lasciamo andare il rapimento Moro, Ustica, che adesso è arrivato amato dopo 50 anni, ha detto: sapete, sono stati i francesi, hanno tirato un missile, Macron dovrebbe chiedere scusa. Ma cosa c'entra Macron? È successo 50 anni fa, la sua moglie magari c'entra qualcosa, ma lui cosa c'entra? E allora io dico: andiamo direttamente al 1985, perché vi voglio raccontare una cosa un po' cupa, ecco, ma cerco di raccontarvela in maniera leggera, perché non è la paura e l'angoscia il sentimento che dobbiamo provare, ma la soddisfazione nel diventare consapevoli delle cose. Vi ricordate il mostro di Firenze? Ve lo ricordate tutti, no? Ecco, 1985, siamo in Italia, c'è stato l'ultimo omicidio del mostro. Dopo un mese dall'ultimo omicidio, muore a Perugia un professore universitario, tale Francesco Narducci. Un ragazzo bello, di 36 anni, alto, capelli lunghi, bianco come il latte appena munto, 48 small, atletico, una bellissima moglie, una carriera spianata davanti, perché proprio come Matteo Bassetti, che abbiamo citato prima, anche lui figlio di un primario dell'ospedale di Foligno. Questo è Narducci, massone iscritto al Grande Oriente d'Italia, massone anche suo padre, massona la madre, massone il figlio di suo fratello era massone, insomma tutta una famiglia di massoni. E questo Francesco Narducci era fortemente sospettato di essere tra i mandanti degli omicidi del mostro. Perché questo? Perché il commissario Giuttari di Firenze
aveva da un po' abbandonato l'idea che Pacciani, virgolette Pacciani, fosse il mostro, anche perché dagli esami balistici risultava che chi sparava era alto 1,80 m e Pacciani era un nanerottolo, quindi insomma diventava difficile poterlo credere. Poi qualcuno aveva messo il commissario Giutari sulla pista appunto di Narducci ed altri. Perché? Perché il Narducci, nonostante fosse di Perugia, frequentava gli ambienti dove avvenivano gli omicidi, perché frequentava le stesse prostitute con cui andava Pacciani. Io ho visto le foto, bisogna essere dei mostri solo per quello, perché ci voleva veramente un pelo così sullo stomaco, perché era amico di un farmacista, tale Calamandrei, che fu attenzionato anch'egli come uno dei possibili mandanti e o esecutori degli omicidi. Ad accusarlo, pensate, proprio la moglie, che a un certo punto disse il giudice Vigna, che tra l'altro era il giudice chiamato a giudicare Pacciani, il giudice Vigna e mio marito Calamandrei vanno insieme, il giudice Vigna spara e mio marito taglia. Dopo queste informazioni la moglie del Calamandrei fu messa in manicomio, perché devi proprio essere matta a dire queste cose qua. E a confermare, diciamo, i sospetti su Narducci ci pensò anche il mostro del Circeo, perché tra colleghi ci si conosce, no? E il mostro del Circeo disse: guardate che noi a suo tempo rapimmo una ragazza e facemmo delle cose terribili, tra cui poverina la uccisero proprio nella villa di papà Narducci, del papà di questo Francesco Narducci, che sta sul lago Trasimeno. La commissione antimafia recentemente ha fatto dei raffronti e ha visto che in effetti il mostro del Circeo diceva la verità, insomma, fra tanti difetti, però dice la verità, perché ha raccontato dei dettagli della villa che non poteva assolutamente essersi inventato. Ecco, per tutti questi motivi Narducci era fortemente attenzionato. Un giorno ricevette una telefonata, corse a casa, poi andò sul Trasimeno dove c'era la villa dei genitori, prese il motoscafo e si allontanò nel lago Trasimeno. Sparì. Passarono 5 giorni e gli investigatori, sulla base delle dritte ricevute da un indovino che disse loro esattamente il punto nel lago dove avrebbero dovuto cercare, buttano giù una canna come per pescare una carpa e tirano su un corpo. Tirano su un corpo e lo adagiano sul pontile. Ad aspettare questo corpo c'erano tutti. C'era il questore, c'era il capo dei carabinieri, c'era il capo dei vigili del fuoco, tutti attenti a tenere lontani i curiosi, c'erano tutti tranne il medico legale. Questore, capo dei carabinieri, capo dei vigili del fuoco, tutti personaggi che quando c'è da recuperare un corpo non dovrebbero nemmeno esserci, loro erano tutti lì, il medico legale no. Perché questo? Perché papà Narducci, ancora prima che venisse recuperato questo corpo, fece sapere agli inquirenti che lui di autopsie non ne voleva. Lui dice: no, non voglio che me lo tagliuzzate, niente autopsie. E nascono già qua spontanee due domande, no? Chi vuole far lavorare la mente critica? Primo, sei un medico, ti sparisce il figlio, se te lo ritrovano non sei curioso di sapere come è morto tuo figlio? Prima domanda. Seconda, ma tu chi sei per dire agli inquirenti che cosa devono o non devono fare? Però, incredibilmente, questore, capo dei carabinieri, capo dei vigili del fuoco, tac, obbediscono tutti, sul pontile nessun medico legale. Al suo posto c'è una dottorina alle prime armi che, accerchiata e sotto pressione, decreta che questo corpo è morto, questa persona è morta per annegamento. Il corpo è già irriconoscibile, abbondantemente decomposto, ma viene riconosciuto come essere quello del Narducci grazie a una patente cartacea intonsa ed asciutta. Succede, signore, non si meravigli, sono cose che succedono, che gli viene rinvenuta in tasca. Lo caricano sulla barella, lo stanno per portare all'obitorio. Fermi! Dove andate? Vi ho detto di portarlo a casa mia. Papà Narducci non vuole che si porti all'obitorio. Subito, signor Narducci, la barella gira e
il cadavere viene portato a casa di papà Narducci. Caso chiuso. Passano 16 anni e un estetista di Foligno riceve una telefonata anonima. E le dicono, qua siamo in un posto, non voglio dire parolacce, la parafrasiamo, gli dicono: donna di malaffare, hai tradito Satana e farai la fine del professor Narducci che è morto strangolato. Questa, siccome era vittima di stalkeraggio, queste telefonate si ripetevano, a un certo punto ne registra una e la porta a Perugia al PM Mignini, che oltretutto era stato un compagno di scuola del Narducci. Questo l'ascolta e cade dalle nuvole. Dice: ma accidenti, com'è possibile, strangolato? Sapevo che era morto annegato. E allora gli viene la curiosità, va a aprire il fascicolo e si accorge che in questo fascicolo non c'è niente. Non c'è l'autopsia, non c'è un'ispezione completa sul cadavere, non c'è l'esame rettale, non c'è il transito all'obitorio, non c'è nemmeno una foto, non c'è niente. Per fortuna un giornalista della Nazione aveva scattato delle foto e aveva mantenuto i negativi. Allora lui se li fa dare, li sviluppa nella camera oscura e quando prende la prima foto non crede ai suoi occhi. Narducci aveva la 48 small, era magro, signora, 48 small, e quello sul pontile era grasso. Narducci aveva i capelli lunghi, quello sul pontile era calvo. Il PM Minini conta le mattonelle sul pontile che in questi 16 anni non erano cambiate, 1, 2, 3, 4, 5, vieni guarda, cioè per due mattonelle era Narducci. Era più corto di 10 centimetri. E poi Mignini avvicina la foto agli occhi e non crede ai suoi occhi. Era negro. Cioè, avevano seppellito Arnold praticamente. Ve lo ricordate Arnold? Allora Mignini fa un casino terrificante, chiede che venga riesumata la salma, la famiglia Narducci si indigna e si oppone, ma la salma viene riesumata. Aprono la bara e dentro... c'era Narducci, aveva di nuovo la sua 48 small, era di nuovo alto 1,80 m, e aveva tutti i suoi capelli in testa, era perfettamente conservato mentre il corpo sul pontile era già in avanzato stato di decomposizione quando era stato messo lì. Gli fecero un'autopsia post, sempre post, ma diciamo dopo 16 anni, molto postuma, e videro che non presentava nessun segno di annegamento, non era mai stato in acqua quel corpo lì. Approfondirono l'esame e videro che alla base del collo c'era una frattura, era morto strangolato. E allora Mignini, figuriamoci, non sta più nella pelle, no? Chiama subito il commissario Giuntale a Firenze e dice: dai che ci siamo, siamo vicini, hanno scambiato il cadavere, facciamo qualcosa. Denuncia immediatamente la famiglia Narducci, denuncia il questore, denuncia il capo dei carabinieri, denuncia tutti. Giuntale e Mignini cominciano a indagare insieme. Signore, ci siamo quasi, mistero quasi soluto. E improvvisamente parte la controffensiva. La questura di Firenze denuncia Mignini e Giuntari per abuso d'ufficio. Le due questure si staccano, la questura di Firenze decide di non raccogliere più nessun tipo di prova che possa arrivare da Perugia, tutto si ferma, passano 7 anni, Mignini e Giuntari vengono assolti perché chiaramente non avevano fatto niente, ma 7 anni sono stati sufficienti per mandare tutto quanto in prescrizione. E quindi il caso Narducci viene modificato da morte per annegamento a omicidio per mano di ignoti. Caso chiuso, mistero insoluto. Questo è il nostro paese. Il nostro paese è quello in cui un campione, un ragazzo integro, un ragazzo onesto, un ragazzo volenteroso, un ragazzo che faceva dello sport la sua vita, un ragazzo che poteva godere del fatto che aveva una caratteristica genetica per cui produceva meno acido lattico degli altri, quindi quando gli altri si fermavano perché i muscoli si intossicavano e
li facevano fermare, lui continuava ad andare avanti. Un ragazzo così, sto parlando di Marco Pantani, ecco, è un altro di quei misteri insoluti di cui vi voglio parlare, proprio perché vi rendiate conto dell'humus in cui viviamo e magari così la mente critica comincia a scalpitare anche con una certa solerzia. Ecco, voi dovete sapere che in tutta la vicenda Pantani l'unico atto moralmente bello, l'unico atto d'amore, noi stiamo parlando d'amore oggi, ecco, l'unico atto d'amore in Italia l'ha fatto un criminale, l'ha fatto Valanzasca, che quando ha visto la mamma di Pantani che non riusciva a mettersi via questa cosa, dopo 16 anni, si vede che i 16 anni sono sempre, disse, mandò una lettera alla mamma di Pantani e le disse, guarda, se non potrai mai avere giustizia, io comunque ti regalo la verità. E in questa lettera raccontò che cosa era successo veramente. E allora sapete cosa era successo? Era successo che a due tappe dalla fine del Giro d'Italia a Pantani fu fatto un controllo e risultò positivo e quindi venne squalificato. Positivo all'ematocrito, pensate, l'ematocrito vuol dire che hai il sangue un pochino troppo denso, per un ciclista professionista bastano bere 3 bicchieri d'acqua e l'ematocrito va a posto. Lui era stato testato già la sera prima, a Marco sarebbe bastato dire guardate, ho appena fatto colazione, perché gli hanno fatto il controllo a sorpresa alle 8 del mattino, bastava dire guardate, ho appena fatto colazione, non sono disponibile a fare l'esame, finiva lì. Invece lui, in buona fede, ha aperto e non lo avesse mai fatto. E allora Valanzasca raccontò alla mamma di Pantani che un giorno lui stava passeggiando e stava facendo così la sua oretta d'aria, si avvicina un camorrista e gli dice «Segna un po', vuoi scommettere contro il pelatino?» E pensate, Valanzasca è un criminale, no? Cade dalle nuvole, persino lui. Dice, ma scusate, ma com'è possibile? Mancano 2 tappe alla fine del giro e lui è in vantaggio con 8 minuti sul secondo, la prossima tappa è in salita, impossibile, lo danno 100-1, 100-1 vuol dire che se tu scommettevi 100 milioni delle vecchie lire, cosa vincevi, 10 miliardi? Impossibile, e il camorrista disse, non ti preoccupare, è una cosa mia. E infatti Pantani fu squalificato. Hanno approfondito le indagini perché non hanno creduto, diciamo, alle parole di Valanzasca, hanno ristretto il cerchio tra i camorristi che erano presenti nel carcere durante il soggiorno di Valanzasca in quel carcere lì, hanno capito chi poteva essere il camorrista coinvolto, c'è un'intercettazione che voi potete ascoltare anche su YouTube, dove si sente il camorrista che parla con una persona e dice sì, abbiamo fatto questa cosa, sì, abbiamo alterato le provette, sì. E allora lo sapete che cosa è successo? Niente, non è successo niente, perché hanno detto 16 anni sono tanti, non ci sono più le provette, poi alla fine è stato un illecito sportivo, e quindi non è successo niente, è soltanto successo che un ragazzo onesto e forse il più grande campione di ciclismo che abbiamo mai avuto in Italia c'è morto e non è stato neanche pienamente riabilitato. Su col morale ragazzi, perché io vi voglio combattivi, non vi voglio avvilire, questa è soltanto la presa di coscienza, ma è dalla presa di coscienza che deve partire la nostra reazione gioiosa. Gioiosa. E allora andiamo avanti, lasciamo stare l'Italia, andiamo un po' all'origine di tutte le narrazioni terrificanti che ci hanno buttato addosso negli ultimi almeno 8 anni, no? Avete visto che negli ultimi 8 anni l'Italia è diventata praticamente come l'Egitto con le 7 piaghe, no? Si passa da una paura all'altra, da una paura all'altra, la paura non ci abbandona mai. E come hanno esordito? Vi ricordate? Hanno esordito con l'ISIS. Vi ricordate?
la strage di Nizza, la strage del Bataclan di Parigi, il mercatino di Natale di Berlino, l'attentato di Monaco. E allora ti dico, ti levo la paura, come sono come Giucas Casella, io vedrai, vedrai, segnatelo che ti levo la paura di sta roba qua. Io non voglio dire che non ci sia stato nulla, e ci mancherebbe, non lo so, mi stupisce un po' che Bruno Vespa non abbia invitato tutti i mutilati a fare plastici e a specularci un po', però io la domanda che vorrei farvi è: che cosa abbiamo visto? Cioè il fenomeno, che cosa abbiamo visto? Allora, a Nizza abbiamo visto un camion che arrivava. Al Bataclan di Parigi abbiamo ascoltato delle testimonianze, sentito dei botti e visto delle macchie rosse sull'asfalto. A Monaco abbiamo visto un ragazzo davanti a un centro commerciale che a un certo punto alza una pistola e spara, e riprese dall'alto, da altra angolazione, delle persone che scappavano dal centro commerciale. E a Berlino abbiamo visto un camion che arrivava e poi un camion parcheggiato fuori, a strage compiuta. Basta. E allora io adesso vi voglio dare un'informazioncina che probabilmente Vede Mentana magari gli è scappata, perché magari quel giorno lì era un po' distratto, era in buona fede, ma era un po' distratto. Allora, il camion che arrivava a Nizza, che era un camion che non aveva fatto ancora niente, cioè stava arrivando, ma c'era lì uno che ha detto: io oggi mi sento che ho voglia di riprendere un camion che non ha ancora fatto niente, e lo filma. E questo camion è stato filmato da un giornalista di Monaco che si chiama Richard Gucciard. Come si chiama Richard? Gucciard. Come si chiama Richard? Gucciard. Ricordatevelo, perché incontri con uomini straordinari, Passa qualche giorno e a Monaco c'è un ragazzo davanti a un centro commerciale. E questo ragazzo non ha ancora fatto niente, è lì. Però c'è uno lì che dice: io oggi mi sento che c'ho voglia di riprendere un ragazzo che non ha fatto niente. A un certo punto sto qua alza la pistola e spara. E chi ha ripreso questo ragazzo a Monaco? Richard Gucciard. Ma io volevo chiamarlo, signora, volevo dire: Richard, dammi 6 numeri perché hai un culo così. Ma sono di Monaco, venisse di Monaco, ma eri a Nizza, eri preso il camion, poi eri a Monaco e hai ripreso il ragazzo di Monaco. La Apple tira fuori il nuovo iPad, decine di migliaia di persone a New York accalcate per prendersi il primo iPad. Chi se lo aggiudica? Richard Gucciard, ancora lui. Bataclan di Parigi. Bataclan di Parigi, c'è una giovane giornalista che si sta guardando Netflix sul divano, si sta facendo gli affari suoi, squilla il telefono, lei va a rispondere e dall'altra parte del filo c'è una persona che lei non ha mai né visto né sentito né conosciuto, che le dice: guarda, corri al Bataclan, c'è appena stata una strage, fai delle interviste, sei la prima. E chi telefona a Parigi a questa ragazza? Richard Gucciard! Richard Gucciard, signora! E ma dici qual è il tuo segreto, Richard, perché... E chi è Richard? Chi è Giucas Casella, Richard? Lì? No, Richard Gucciard è il marito di un ex agente segreto del Mossad israeliano, grande amica di Netanyahu. E lui ti dice: no, siete dei complottisti di merda.
ti dice è vero, l'ho filmato io il camion a Nizza che arrivava, l'ho filmato io il ragazzo a Monaco con la pistola, ho telefonato io alla giornalista a Parigi. E allora? Sono semplicemente un giornalista che fa bene il suo mestiere. E poi ti dice, e poi guarda, complottista, che ti ho capito che sei complottista te, dice guarda che a Monaco c'è anche un altro filmato, quello delle persone che scappano dal centro commerciale filmate dall'alto. E quello mica l'ho fatto io. E in effetti, dice la verità, signora, ogni tanto la dicono, non l'ha fatto lui. Quel filmato lì l'ha fatto una ragazzina che normalmente vive in America, ma quel giorno, casualmente, era in Germania, a casa della nonna, che casualmente è proprio lì, vicino al centro commerciale dove c'è stato l'attentato, casualmente era sulla terrazza con una telecamera in mano, signora, così che casualmente ha potuto filmare questa folla che scappava, casualmente è amica di Chelsea Clinton, quella è venuta un po' malino, la figlia di Hillary e Bill, e casualmente è la figlia di Richard Bouchard, guardate un po', te lo giuro, te lo giuro, Camila Story, la figlia di Richard Bouchard. E io vi invito anche a riflettere sul fatto che giornali come ad esempio Il Fatto, Il Messaggero, no? Ecco, hanno raccontato separatamente la storia di Richard Bouchard, perché non ne potevano fare a meno visto che erano stati un po' pinzati con le mani nel lardo, hanno raccontato la storia di Tamina Stoll, ma si sono dimenticati di dire che Richard Bouchard e Tamina Stoll sono padre e figlia. E allora vedete che quando noi capiamo, quando noi riusciamo a intravedere tra le righe che siamo di fronte a qualche piazzista che sta cercando come minimo di venderci dei prodotti attraverso la paura, succede una roba meravigliosa, che quando noi diventiamo consapevoli di paura non ne abbiamo più. Hai visto che te l'ho tolta, Benita? Sono genovese, sono 100 euro, adesso via. Non abbiamo più paura. E quando non abbiamo più paura siamo fuori dalla caverna, siamo liberi, possiamo di nuovo sperimentare le emozioni che meritiamo, l'emozione dell'amore, l'emozione della vicinanza, l'emozione dell'altruismo, della solidarietà, perché non abbiamo più paura. Brava, perché a questo punto a rompere le palle torna Platone, che ti dice brava, non hai più paura, era meno se pagavi tosato, perché io ti dico una cosa ancora peggiore, siccome adesso tu sai di non sapere, quindi cioè hai rimesso in moto l'esercizio del dubbio, sei diventata una filosofa, e allora siete tutti coinvolti in questa merda qua, adesso, perché Platone dice come filosofa hai un dovere morale preciso, devi tornare nella caverna ad aiutare tutti coloro che non hanno trovato o per qualche ragione continuano ancora a dormire, continuano ancora, come diceva il relatore prima, a vivere in questo stato di ipnosi. E un genovese come me direbbe a Platone, sì, ma la mia convenienza qual è? E Platone dice nessuna convenienza, anzi non ti capiranno, ti attaccheranno, ti morderanno, potrebbero anche ucciderti, ma è un tuo dovere morale e tu lo devi fare. E allora, è giusto. E allora, io augurandovi una lunga vita, prospera, felice, serena, ricca d'amore, perché è quel sentimento che veramente può portare ai nostri figli, ai nostri nipoti, un mondo meraviglioso. Dipende da noi, signori, dipende da noi. E allora, augurandomi tutto questo e augurandomi che voi nel vostro piccolo, come anch'io nel mio piccolo, cerchiate di portare un po' di informazione, un po' di consapevolezza
a chi purtroppo è ancora in qualche modo manipolato, suggestionato, ingannato da chi ci vuole male, ecco, io vorrei che lo facessimo tutti seguendo i consigli che ci diede una persona che la sapeva lunghissima, una persona che poi l'hanno messa in croce, ma che ne sapeva così tante che dopo 3 giorni era già a casa. Sto parlando di Gesù, che disse: quando tu porti la buona novella, non preoccuparti di convincere, non cercare di importi, perché chi vuole convincere, chi cerca di imporsi, non sei tu, è l'ego. E l'ego è il diavolo, non sei tu, non devi seguirlo. Il tuo dovere è semplicemente quello di informare. E allora hai dei semi in tasca, tirali, un seme finirà sulla terra arida, niente, un seme se lo mangeranno gli uccelli del cielo, niente, ma un seme finirà sulla terra giusta e darà vita a 10, 100, 1000 alberi da frutto. Grazie mille. Grazie. Aspetta. E facciamo anche un applauso a Marco Pantani, vai! Ancora 21 minuti, gliene raccontiamo un'altra? Dai, vieni, racconto un'altra. E allora vieni, racconto un'altra veloce. E adesso sapete che abbiamo parlato di cose realmente accadute fino adesso, o comunque in qualche modo realmente accadute. Adesso parliamo un po' di allunaggio. Così. No, io ho qualche dubbio sui capelli di Samantha Cristoforetti, perché insomma sembra Cameron Diaz in Tutti pazzi per Mary, quindi qualche dubbio me lo sono posto io riguardo a Samantha. Adesso hanno messo questo Walter Villadei a sostituirla e dicono che l'hanno addestrato bene. Insomma, io spero che l'abbiano addestrato bene, perché insomma stare 5-6 mesi in uno scantinato a Hollywood non è che sia una cosa. Ma io vi dico una cosa, no, perché non mi piace dare delle cose preconcette o le mie opinioni, anzi io dico: facciamo come se fossimo tutti convinti che sulla Luna ci sono andati, perché a me piace parlare solo attraverso cose oggettive e poi ognuno arriva alle sue proprie conclusioni, perché è la mente critica quella che bisogna stimolare, non bisogna passare da una verità posticcia a magari un'altra verità posticcia. Sulla base di elementi certi ognuno si fa i suoi ragionamenti e poi decide per sé, secondo lui, qual è la verità. E allora partiamo proprio da quando stanno tornando dalla Luna, stanno tornando, guarda, alziamo la testa, stanno arrivando giù con il loro LEM, no? Armstrong, Aldrin, arrivano giù, riavvolgono tutta la loro stagnola, il loro domopack, che dicono che sulla Luna serve sempre, e poi vanno a fare una conferenza stampa, dove avevano delle facce lunghe, tristi, velimoge, che tu dici: cavolo, ma sei stato sulla Luna o a Bongi Bonsi, perché non si spiega, sei in bribaggio quando ha sbagliato il rigore della vita contro il Brasile. Finiscono la conferenza stampa e parte una tournée mondiale modello Pink Floyd, 46 nazioni in 25 giorni, girano, arrivano in Olanda, a casa dell'ambasciatore statunitense in Olanda. E sapete che dicono che quando si va a casa di qualcuno è buona creanza portarsi qualcosa, no? Un panettone, io non so, sono genovese, non porto mai un cazzo, ma mi hanno detto che bisognerebbe portare qualcosa. Allora a fine cena Armstrong si ravana nella tasca e dice: guardi, ambasciatore, io l'avrei portato questa, e mette una roccia lunare nelle mani dell'ambasciatore. Questo non sta più nella pelle, corre subito appena può dal primo ministro olandese,
fa cena e a fine cena si rivende la stessa cosa. Dice: guardi, io con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11 le ho portato questa, e mette nelle mani del primo ministro olandese una roccia, questa roccia lunare qua. Lui, figuriamoci, cioè perde proprio il controllo della menzione, lì sui due piedi, corre al museo di Amsterdam e se la schiaffa in bacheca con tanto di targhetta, con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11. E questa roccia sta lì dal 1969 fino al 2006. Quando un bastardo va a vedere quel museo lì, perché c'è sempre un bastardo che prima o poi arriva, eh? Allora, è lì che gira, a un certo punto, la vede. Con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11. Tanta roba. Ma l'avete analizzata? Eh no? E allora l'analizzano? Un pezzo di legno. Ma non un pezzo di legno pregiato. E signora, un geologo ha detto, ma varrà al massimo 50 euro, proprio ce l'ha avuto Armstrong sulla graticola e si era fatto le braccioline quando è tornato, un pezzo di legno. E allora figuriamoci la NASA, preoccupatissimi, no? Ma fortunatamente queste organizzazioni possono contare sui territori di personaggi che danno le risposte al posto loro, così loro non devono neanche dare risposte. Noi in Italia abbiamo un fact checker che si chiama Paolo Attivissimo, lui ha un blog, pensate, che si intitola Luna sì, ci siamo andati, eh? Io credo che lui sia rimasto là, penso che non sia ancora tornato, perché dice una roba, senti cosa dice, perché è meraviglioso, ti dice, è vero, pezzo di legno, legno, un pezzo di legno, e allora, e ti dice, guarda che sulla targhetta non c'è mica scritto roccia lunare, c'è scritto soltanto con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11. Capito? Cioè, signora, per Paolo Attivissimo è normalissimo, sembra che l'ambasciatore degli Stati Uniti va a far visita al primo ministro olandese e con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11 ti regala un pezzo di legno che non vale un cazzo, cioè è normale, no? Però non mi fare da complottista, perché un errore ci può stare, dai, un errore vieni giù, il fuso orario, la conferenza stampa, 46 nazioni in 25 giorni, dove ho messo le chiavi, e la moglie di Armstrong che diceva, dicono che non sei stato sulla Luna, dove cazzo eri, un po' d'ansia. Pensava di aver fatto su una roccia lunare, ha preso un pezzo di legno, ci sta. Pensate che ancora nel museo, non l'hanno mica tolta, hanno tolto soltanto la targhetta. Non c'è più scritto con le congratulazioni dell'ambasciata statunitense in occasione della visita degli astronauti dell'Apollo 11, c'è scritto curiosità. Ma un errore ci può stare, se non che, in un altro museo, questa volta in America, c'era una roccia che l'avevano portata giù quelli dell'Apollo 14, signora. E questa roccia sta lì dal 1972 fino al 2019. Quando lo stesso bastardo, probabilmente in trasvolata oceanica, va a vedere anche quel museo lì. Allora è lì che gira, la vede, l'altra, ma questa... Ma l'avete analizzata? Eh no? Allora l'analizzano? Una pietra terrestre, una pietra, un sasso terrestre, un sasso, un ragazzino scavando in giardino potrebbe trovare una pietra.
E allora la NASA, Belin, cosa diciamo adesso? È finita, no? È una pietra, Belin, impossibile. Si alza uno e dice: non vi preoccupate, ci penso io, c'ho tutta la mia spiegazione. Spiegazione ufficiale della NASA, eh? Allora, tanti anni fa, un meteorite di quelli grossi, no? Si è schiantato contro la Terra, tutti i sassi sono saltati su, e lui con sasso non si è saltato sulla Luna? Poi hanno detto: venite, visto mai che sto bastardo continua a girare, ci sputano tutti. Hanno aggiunto: e supponiamo che non si tratti di un caso isolato. Pensiamo che lo 0.5 di tutte le rocce lunari siano di origine terrestre. Allora io, nel chiudere, vi invito a riflettere sull'immenso culo che hanno avuto gli astronauti dell'Apollo 14, signora, che mi vanno su un satellite di pietra e avevano il 99.5 di trovare una banalissima roccia lunare. No, hanno trovato proprio il sasso che era venuto su dalla Terra. Comunque adesso torniamo sulla Luna, appena trovano la tecnologia che purtroppo avevano negli anni 60, adesso non hanno più, vedrete che torniamo. Grazie, ciao, ciao. Quindi diciamo ancora una velocissima, eh? Quindi diciamo ancora una velocissima. Sì, velocissima, perché io vedo che la signora là è affezionata a quel filmato di Armstrong che arriva giù, sbarca, no? Mette il piede giù e lo filmano quando parla, si ricorda, prima uomo che ha messo piede sulla Luna, che c'è il filmato, no? Che io mi sono sempre chiesto prima: che cazzo l'ha filmato Armstrong? Ci sarà stato un Vukumpra che era già lì, perché chi l'ha filmato? E lui dice: un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, eh? Ecco, quel filmato lì non esiste più, non c'è più, cioè ci sono soltanto spezzoni presi da televisioni private, rieditati, rimasterizzati e messi insieme. Il filmato originale che testimonia lo sbarco del primo uomo sulla Luna non c'è più. E tu dici: ma siete pazzi? Vi siete persi un filmato così? E loro ti dicono, e loro ti dicono, vieni dietro, ma sei fuori, ma secondo te noi ci perdiamo una roba così? Non l'abbiamo mica perso, lo abbiamo cancellato di proposito. E tu dici: ma come, ma l'avete cancellato di proposito? E a questo punto loro ti dicono una cosa che, ve lo giuro, anche il genovese più estremo non si sognerebbe neanche mai di pensare. Loro ti dicono: Belin, ma lo sai quanto costano i nastri? Ci abbiamo registrato sopra altra roba. Cioè, praticamente, signora, c'era un dirigente della NASA, aveva la figlia che aveva il saggio di fatinaggio artistico, lei non prenderebbe la cassetta primo sbarco dell'uomo su Luna? Cazzo te ne frega, no? Ciao, ciao. Cosa vi ho detto? Cosa vi ho detto? È fantastico. Allora, Andrea fa diversi spettacoli in Italia e all'estero, cioè anche San Marino, nel senso. Però il mio libro, Torna libero in tre mosse, uscirà in Francia adesso a marzo, quindi... Mi è venuta un'idea. Puoi andare sulla Luna? Saremo i primi, eh? Possiamo fare uno spettacolo insieme, dai, che ci divertiamo. Assolutamente, assolutamente, proviamo. Proviamo, assolutamente. Bene, credo di sì. Va bene, va bene. L'ha detto. Va bene, va bene. Lo portiamo qua a Torino, però. Lo portiamo qua a Torino. Va bene. Insieme a una roccia lunare, portiamo anche una roccia lunare, la vediamo. Assolutamente. Tanto il giardino, signora, ci metto un cazzo, Belin. Grazie mille, vi saluto. Scappo via che vi lasciamo andare a casa, poveri cristiani. Parla con questo. No, voglio parlare con questo. Va bene, giustamente. Dai, allora, sono... E allora, decidi tu, però, sì, facciamo come... Facciamo così, cambiamo, perfetto. Ok, dove vai? No, rimani qua. No,
aspetta, mettiti un po' di qua, mettiti così perché mi mettete la sì, bravo. Anch'io. Allora, siamo arrivati. È un segno, qui si chiama un segno. Siamo arrivati alla fine. Vi vedo felici, sorridenti, ma non avevo dubbi. È stata una giornata veramente molto intensa. Chiedo ai relatori di venire qua sul palco, concludere con tutti loro, ringraziarli. Dov'è? No, non puoi. Non puoi. Ringraziare loro di veramente di vero cuore. Unitemi a me e facciamogli un grande applauso. Allora, ci diamo l'appuntamento a quando? Posso mettermi? No, aspetta. Allora, un applauso grosso, grosso, grosso per Rosanna, Ron, perché il lavoro di contesto è enorme. Sono mesi e mesi di lavoro, sono serate, nottate. È veramente un lavoro enorme. Poi noi ci troviamo qui, è bello, passiamo una bellissima giornata, ma quanto lavoro. Grazie Rosanna. Grazie. Diciamo anche una cosa, che mi stresso anche parecchio perché voglio i video, voglio tutte le varie cose, ma loro professionalmente sono sempre pronti e veramente adesso a parte tutto io sono felice, in effetti è un impegno molto, molto grande, un impegno, ho iniziato a progettarlo a novembre dell'anno scorso, quindi con tutti i dubbi, le paure, perché umanamente c'è anche la paura del non farcela. Ma la tenacità che mi accompagna e con cui sono cresciuta e con cui desidero continuare il mio percorso di vita è proprio questo, cioè crederci sempre. Ed è l'augurio che io faccio a voi, credere sempre nei vostri progetti, in quelli che sono i vostri desideri. Oggi abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo ascoltato. Oh, ma non c'è nessuno che si alza, Cioè, tutti attenti. Questo è importante perché vi dirò che ci sono tante persone che hanno seguito i miei convegni negli anni e questa è la peculiarità positiva che c'è, che le persone rimangono sempre fino alla fine seduti e questo per me vuol dire figo. Cioè, vuol dire che abbiamo tutti insieme lavorato bene e vuol dire che il mio sogno, quello che io ho visualizzato in questo periodo era proprio questa sala qua con tutti voi e adesso però devo fare il passetto di arrivare fin laggiù come è stato per tanti anni, quindi prima di iniziare tutto, a qualche giorno prima, io mi sono detta no basta, non lo faccio più perché sono troppi problemi, troppe cose. Oggi invece dico sì, voglio organizzare un'altra edizione, sicuramente sarà marzo del prossimo anno perché comunque bisogna fare un bel programma ovviamente da potervi offrire. Però come vedete io conosco veramente personaggi di grande spessore e persone che comunque hanno il valore aggiunto, hanno qualcosa da dire, qualcosa da condividere, qualcosa per cui io sono certa, sono stracerta che questa giornata che avete trascorso ve la porterete sempre nel cuore, e da tutta questa giornata sicuramente estrarrete, eccoli qua, oh, ce l'ho fatta. Dai, sicuramente
Sentite, avete avuto voi il microfono fino adesso, adesso parlo io. Allora, sicuramente da tutto quello che è stata la giornata, oltre a portarvi qualcosa dentro di voi, c'è un semino che è entrato dentro il vostro cuore e vi porterete nei prossimi giorni. Questo è il mio augurio, che da parte mia, che il grande impegno che c'è stato in questi mesi sia il vostro frutto, il frutto di amore, di migliorare veramente in primis voi stesso, non a caso ho scelto questo titolo, e poi per migliorare veramente la vostra vita. Quindi, che dire, ho Walter Nudo dietro, quindi e tutti i relatori. Allora, grazie mille veramente a tutti voi, veramente dal cuore, dal sentimento, da tutto, ringrazio veramente tutti, ringrazio tutti gli amici che mi hanno seguito, ce ne sono tanti, sono arrivati anche da Milano, grazie di cuore e buona serata, e grazie a tutti i relatori, ma no, un attimo solo, perché c'è Bernard che deve dire una cosa. Sì, un attimo solo, a nome di tutti i relatori qui presenti, volevo dire anche grazie a voi pubblico, per la qualità del vostro ascolto e tutto l'amore che avete dato, grazie. Sì. Volevo ringraziarvi anch'io, ringraziare Rosanna per questo meraviglioso invito, ma anche per la collaborazione nell'organizzare questi due giorni. Chi è che sarà presente domani? Qualcuno ci sarà domani? Sì, No, domani veramente qualcosa di meraviglioso. Chi è che domani veramente vuole partecipare, ce lo faccia sapere. E Rosanna, volevo dire una cosa importante. Abbiamo compreso oggi che era veramente, a parte tutto quello che noi siamo, possiamo veramente fare molto per questa umanità, per tutti questi meravigliosi relatori che hanno portato il loro contributo. Oggi veramente possiamo fare tanto. Io auguro a ognuno di noi, quindi noi, di portare questo nelle nostre famiglie, ai nostri amici, ai nostri conoscenti, nella vita quotidiana, ma soprattutto guidando con l'esempio, perché solo con l'esempio possiamo cambiare il mondo. Grazie di cuore veramente. Scusate, un'altra cosa, scrivete per favore alla televisione i libri, che non ve ne frega niente degli omicidi, che non credete a niente di quello che vi dicono, scrivetelo tutti, perché devono capire che non ci fregano più. Grazie. Ognuno ha il suo libro. Dai, aspetta. Io guarda un po' cosa ho. Parla anche dritta, mano.